Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Faccia a Faccia, il nostro programma di approfondimento. Il titolo di questa puntata lo vedete, professionista della sicurezza, quindi parliamo di sicurezza. E con chi lo facciamo? Lo facciamo con il nostro ospite, grazie prima di tutto per aver accettato il nostro invito. E qui con noi Loretta Bignardi, che è il questore di Forlì Cesena, quindi la massima rappresentante per quanto riguarda proprio la sicurezza di questo territorio. Dottoressa, inizio subito con una domanda che le sarà venuta a noia, immagino. Quante sono le donne che rivestono il suo ruolo in Italia? E attualmente siamo in 5, se non vado errata, sì, 5, e su un numero... Quanto sono le questure? 103. 103, 103 5 questure. Su 103, sì. Un po' pochine direi, cosa dici? Beh, diciamo che... Il tempo di arrivare, probabilmente, io credo che ce ne saranno altre. Ce ne saranno presto, altre futuro, che si aggiungeranno, sì, sue nuove colleghe che arriveranno, sì, a dirigere, sì, sì, un'intera questura. Andiamo però subito nel merito della vicenda. Il territorio di Forlì Cesena, dal punto di vista appunto della sicurezza, dei reati che si come sta? Com'è la situazione? Ma è una situazione che rispecchia un po' tutto quanto il nord Italia in particolare, insomma, quindi l'Emilia Romagna non è molto distante dalle posizioni a Lombardia, Veneto e quant'altro. Diciamo che se dipende dalla visuale in cui ci poniamo a guardare i fatti. Certo. Se vogliamo fare un'analisi ragionata in termini di periodo, cioè ragioniamo dagli anni 90 a oggi, sicuramente possiamo dire che la situazione è davvero migliorata rispetto allora per, sì, quello che riguarda molte tipologie di reati, dagli omicidi, che naturalmente sono quelli più gravi, certo, per andare verso i reati anche di carattere predatorio, quindi più vicini a quella che è la nostra percezione, cioè in sostanza le rapine e i furti. Se però ci stringiamo sul breve periodo, vediamo che oggettivamente la situazione non ha subito delle inversioni di tendenza, quindi la tendenza è sempre a una diminuzione dei fatti reato. Ovviamente la situazione però sta cominciando a vivere un momento di difficoltà. Quando noi parliamo di diminuzione, ovviamente va chiarito questo punto, la diminuzione non significa che il reato non c'è, vuol dire che questa curva immaginaria che noi seguiamo con i dati alla mano, perché naturalmente non possiamo parlare senza dati alla mano, ci dice che non aumentano certi reati, non aumentano i reati nel loro complesso. Alcune tipologie di reato effettivamente risentono di più dei cambiamenti epocali che ci sono stati negli ultimi 20 anni. Certo, certo. Noi sappiamo che 20 anni fa, anche più, è caduto il muro di Berlino, sono state fatte tutta una serie di nuove scelte a livello europeo, è cambiata la composizione della comunità europea, sono cambiati i paesi e sono arrivate tutta una serie di situazioni nuove che hanno in qualche modo influito sul, certo, modo oggi di vivere. Certo. Quindi non possiamo chiuderci di fronte a queste scelte che sono state fatte, di cui in qualche modo adesso... Certo. Raccogliamo anche un po' gli esiti, certo, raccogliamo. Questore, in provincia di Forlì Cesena quali sono i reati in diminuzione, quelli in aumento? Così, ok, allora, i reati in diminuzione sono tutti i reati che riguardano specificatamente appunto la sfera direttamente personale, quindi quelli di omicidio, quelli riferiti anche a fatti gravi come per esempio le rapine in abitazione, che sono un reato molto importante e sentito in maniera molto pesante. E su questo io noto, rispetto a altri territori, che la situazione è sicuramente migliore. Migliore. Sì. E diciamo che invece i reati predatori in senso proprio tecnico, cioè il furto, la spaccata, il borseggio, ecco, queste cose. Diciamo più i furti che i borseggi, ma sicuramente anche i borseggi, stanno entrando con una certa prepotenza fra i reati su cui noi stiamo cercando di concentrare la nostra attenzione in maniera specifica. Ovviamente quando si parla di furto si ricomprende in questa pentola qualsiasi cosa, quindi si passa dal furto della cassetta di mele,
al furto di ingente valore che chiaramente produce anche danni economici notevoli. Certo. E qui per esempio appunto si apre una parentesi importante anche di scelte investigative, perché seppure è giusto perseguire anche certi reati come il furto della cassetta di mele, ovviamente ci crea molti problemi anche il furto che viene all'interno di un'azienda che poi magari a seguito di questo furto trova una situazione di crisi economica, esatto, e per la quale deve necessariamente ricorrere a di migliaia di valore di attrezzature, magari, di materie prime, certo. Quindi stiamo cercando insieme anche alle associazioni, abbiamo avuto degli incontri che non abbiamo ancora tra l'altro terminato e con cui stiamo cercando di fare dei progetti per creare anche una sensibilizzazione, ma non solo una sensibilizzazione perché quella c'è, ma soprattutto per mettere in piedi dei sistemi di tutela passiva che siano effettivamente efficaci. Certo, poi ritorneremo su questo argomento. Dottore, se io le volevo chiedere, quindi la situazione tutto sommato è abbastanza positiva, però c'è questa sicurezza percepita o insicurezza percepita che è in aumento, l'insicurezza. Sì. Come mai, secondo lei? Ma guardi, dare una spiegazione al problema dell'insicurezza percepita ovviamente non è una cosa che posso risolvere con un discorso solo io, perché è frutto di una serie di problematiche che sono relazionate a dei cambiamenti sociali che si sono verificati adesso, importanti. Sicuramente esistono degli elementi di moltiplicazione della paura, vogliamo intenderci in questo senso, no? Cioè. È chiaro che al di là di situazioni oggettive, che per questo io voglio sempre ragionare con i numeri in mano, perché mi sembra corretto nei confronti degli interlocutori che mi chiedono dare delle cose che vengono fuori da contenitori del Ministero dell'Interno, quindi che hanno una validità reale. Si vedono non frequentemente, ma anche si vedono delle persone che in qualche modo danno loro stessi invece dell'interpretazione dei fatti senza avere alla base questa. Diciamo che la sicurezza è diventata un po' un argomento su cui tutti possono parlare, su cui tutti possono dire o scrivere, come noi giornalisti, e dare interpretazioni che possono essere condivise, condivisibili. Io mi attengo ai dati e l'insicurezza percepita viene da ovviamente la necessità di integrazione che queste scelte che sono state fatte negli anni passati hanno comportato oggi, cioè noi dobbiamo oggi cominciare a integrarci e renderci conto che il mondo effettivamente sta cambiando. Come presenze umane, quindi abbiamo un apporto di stranieri. Noi, dottoressa, abbiamo persone che parlano un'altra lingua e magari per le persone anziane, faccio un esempio così pratico, trovarsi di fronte gente di colore, gente straniera, già viene percepito come una diminuzione della propria sicurezza. Della propria sicurezza, infatti. E questo è sicuramente un tratto principalmente culturale sul quale io le posso dire, insomma, posso raccoglierlo, ma poco da dire. Noi abbiamo intensificato, per quello che riguarda la nostra attività, stiamo intensificando costantemente le attività di controllo. Certamente se la percezione continua a essere in questo senso, probabilmente dovremo fare molto di più, dare questa sicurezza a una popolazione che naturalmente il passare degli anni tende l'invecchiamento della popolazione fa aumentare il senso di insicurezza, questo è abbastanza acclarato. Senta, dottoressa, ritorniamo a quello che lei ha accennato, iniziative passive per evitare tante cose, sia nella casa nostra, porta blindata, non lasciare le finestre aperte d'estate, ma è anche l'azienda, telecamere, insomma si può fare, servono queste cose? Certo che servono usandole con intelligenza, non pensando però che un sistema passivo sia risolutivo del problema. Rende la vita un po' più difficile, magari il ladro non professionista lascia perdere, però. Infatti diciamo proprio questo, il dissuadere più che l'impedire.
Certamente ci vogliono anche dei sistemi che siano all'altezza, cioè intendersi, noi ricorriamo spesso a sistemi di allarme che magari sonori. Sì. Ora l'allarme sonoro è importante, ma sicuramente un allarme, soprattutto nelle industrie, deve essere un allarme che dà la possibilità di un intervento, quindi ci vorrebbe un collegamento, ecco, fra l'industria. Perché se nella zona industriale suona la sirena, vabbè, non è che... No, non è risolutivo, mi creda. Se invece anche scatta un allarme da qualche nelle parte... Nelle nostre centrali, piuttosto che in centrali delle guardie particolari giurate, adesso questa poi è una scelta personale che si fa da parte dell'interessato, sicuramente questo aumenta la possibilità di riduce il rischio. Diciamo che ci sono delle tipologie di condotte che sono ricorrenti, cioè laddove per esempio nella ditta oggi suona l'allarme ed è l'una di notte e arrivano le guardie giurate, fanno il giro, arriva la polizia, arrivano i carabinieri, fanno un giro su quella zona e non vedono niente. Se dopo mezz'ora risuona l'allarme, non è la pianta che sta disturbando, ma è semplicemente perché in due momenti probabilmente sono entrati, hanno fatto e si sono nascosti all'interno, quindi una visione esterna dell'immobile non permette di cogliere il fatto che sono all'interno. Certo. Quindi queste attenzioni direi che da parte dei titolari, delle imprese piuttosto che delle ditte o anche delle abitazioni devono necessariamente averle. Non è più il paese di Bengodi, ce lo dobbiamo sempre ricordare, quindi è meglio essere prudenti sotto tutti gli aspetti, non affidarsi solo alle forze di polizia, perché ovviamente fanno il loro lavoro, però noi, se gli diamo una mano stando un po' più prudenti forse è meglio. Sì, diciamo che io mi sento dire a volte, me lo sono sentito dire anche recentemente da un signore molto piacevole, molto simpatico, mi ha detto, dice, ma io non l'ho mai fatte queste cose, io per 30 anni ho dormito sempre con le chiavi della porta e ho detto, no, guardi, ora non lo deve fare più, non lo deve proprio fare assolutamente non lo deve fare. Perché il mondo cambia, molte volte purtroppo, non c'è una bacchetta magica, c'è un concorso. Senta, lei ha accennato prima, ha parlato carabinieri, eccetera, eccetera. Quindi in Italia, come tutti noi ben sappiamo, ci sono varie forze di polizia, varie forze che sottendono all'attività di sicurezza. Come vi coordinate? Semplice, facile, efficace? Come vanno le cose? Lei ne è la responsabile per la provincia, quindi allora, è meglio di lei. Diciamo che per nostra fortuna le forze di polizia sono 4 oggi, erano 5 fino all'anno scorso con la Polizia Forestale, oggi sono 4. Confluita nei carabinieri, insomma. Che è confluita nei carabinieri, esatto. Quindi diciamo la pluralità di forze di polizia fondamentalmente è una garanzia per certi versi, almeno così interpretata da noi, come è una garanzia anche di democrazia nell'ambito delle attività di indagine. Certo. Il coordinamento delle forze di polizia, diciamo, si ha in termini regionali, provinciali, si ha nella figura del prefetto, perché il prefetto è l'organo che raccoglie, nell'ambito di un tavolo che è il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, raccoglie tutte le problematiche di ordine e sicurezza pubblica. E in questo ambito dà degli indirizzi, che sono degli indirizzi di carattere politico. Diciamo, ecco, è un organo che in qualche modo mette insieme le esigenze delle singole forze o anche delle istituzioni esterne che possono essere chiamate in causa e crea un momento di sintesi. Un coordinamento, diciamo, sugli intendimenti. Poi l'aspetto invece traslato nella polizia giudiziaria è il coordinamento compete all'autorità giudiziaria e in particolare che ha un preciso compito di coordinare e di dare impulso ed è il responsabile che dà le indicazioni in termini di polizia giudiziaria. Il ruolo del questore diventa e è previsto dalla norma come un ruolo invece di carattere eminentemente tecnico, cioè quindi praticamente una problematica di carattere oggettivo come può essere per esempio un grande evento, trova
nella figura del questore e nella figura dell'ordinanza del questore, che è un atto tipico del questore previsto anche questo per norma, un momento di sintesi su che cosa deve essere fatto da parte di tutte le componenti di questo evento. E quindi in quel momento il coordinamento fa capo al questore per quello che riguarda l'evento o la grande attività. Perché il questore ha anche un'importante responsabilità da questo punto di vista. Accidenti, sì, sì, lo sappiamo perfettamente. Lo sappiamo. Quando ci sono dei problemi anche gravi o meno gravi, si dice su, il questore cosa ha fatto sulla determinata cosa. Sì, sì, purtroppo noi viviamo questa situazione abbastanza preoccupante, però che da un lato ci viene dalla responsabilità che ci viene data, che è quella di essere garanti che gli eventi, dato che appunto ormai gli eventi che riguardano le piazze, gli eventi che riguardano a livello internazionale anche momenti di congestione di persone in determinate zone rappresentano un rischio, ecco che allora scende insomma la necessità di sapere bene chi deve fare cosa. Certo, certo. I nostri ascoltatori a casa non dovrebbero, ovviamente hanno di fronte una professionista della sicurezza, ma non si rendono conto quanto sia complesso, delicato, pericoloso organizzare una manifestazione in piazza, anche una sagra, oppure un evento sportivo. Qui da noi c'è una squadra di calcio di serie B, squadre di basket di serie A, la gente non si rende conto da casa quanto è complesso, non so, assicurare che una Croce Rossa arrivi se uno si sente poco bene, prevedere delle vie di fuga se dovesse succedere qualcosa, che bisogna prevederle prima. Sì, non solo, ma pensare prima, perché le situazioni che riguardano l'intendimento della massa è sempre molto difficile da concepire e da prevalutare, prevalutare. Quindi lo sappiamo, abbiamo visto cosa è successo a Torino nell'ambito di quella manifestazione che sicuramente ha messo in evidenza come la sinergia che deve esserci fra le varie componenti della sicurezza deve necessariamente valutare anche l'imponderabile. E purtroppo succede, noi facciamo momenti ludici interessanti come possono essere stati i vari concerti che ci sono stati quest'anno a Cesenatico, hanno richiesto uno sforzo notevolissimo nostro, del comune e di tutti gli organismi per garantire una sicurezza che effettivamente era necessitata dal fatto che c'erano 25.000 persone contemporanee in una piazza. A questo proposito mi ricordo, perché ne abbiamo parlato anche nei nostri notiziari, di questa vicenda degli pseudosportivi di basket arrivati fuori lì per la partita, che hanno cercato di fare un'azione di sorpresa, di uscire improvvisamente dal loro pullman armati come in Giappone, invece la sorpresa gliel'ha fatta la polizia perché li aveva già cinturati e praticamente non sono riuscita a fare nulla. Questo perché c'era un'opera di prevenzione da parte dei professionisti. Ma infatti è questo che normalmente facciamo, e le garantisco che spesso le cose non succedono proprio perché hanno la percezione che non possono farle, non già perché non le vogliano fare. Certo. E diciamo che in questo senso ha alcune misure, per esempio nell'ambito del mondo sportivo, importanti come il DASPO, cioè questo provvedimento del questore, hanno sicuramente prodotto degli effetti di contenimento di certe fenomenologie di carattere sportivo. Ecco. Poi naturalmente sta a noi riuscire a dosare in modo tale che le persone non siano neanche portate a tenere certe condotte. Senta, dottoressa, lei che ovviamente ha esperienze in materia, ci ha parlato varie forze di polizia che si coordinano per assicurare appunto sicurezza a tutti noi cittadini, ecco, come stiamo dal punto di vista della disponibilità di materiali, di uomini, di tecnologie? Insomma, la polizia italiana, le forze di polizia italiana, penso anche a qualche confronto che lei potrà sicuramente fare con l'estero, come stanno? Come siamo messi? Ma guardi, io ho lavorato in passato con la polizia olandese, quella francese e anche quella tedesca, quindi mi raffronto con loro. E le devo dire che, contrariamente a quanto si pensa, non abbiamo necessariamente dei feedback negativi rispetto a loro, no. Anzi, diciamo che per certi versi abbiamo un'organizzazione più abituata a entrare nella profondità dei fenomeni, devo dire, ecco.
Sicuramente comunque la tecnologia, siamo anche noi spinti come tutta la pubblica amministrazione verso la dematerializzazione degli atti e tutto ci serve per arrivare alla dematerializzazione, quindi se da un lato viviamo ovviamente anche di quello che succede per strada, dall'altro abbiamo anche tutto il dietro, il dopo, che è tutta una redazione di documenti che devono mettere a frutto quello che abbiamo fatto. Quindi la tecnologia in questo momento sta entrando di prepotenza. Siamo, devo dire la verità, abbiamo passato i momenti di grave o comunque di crisi che ci sono stati negli anni 90, certo. Dove effettivamente c'era bisogno di un allineamento anche proprio di tipo logistico. E ci stiamo via via avvicinando a una completa realizzazione anche, diciamo, di un apporto di carattere logistico adeguato. Certo. Certamente non è tutto perfetto, ecco. Si può sempre fare meglio. Qualcosa ancora manca. Però diciamo, ecco, siamo stati confortati recentemente anche con mezzi che vogliamo anche sfatare questi luoghi comuni di una polizia senza benzina. Non è mai stato così. Non è mai stato così. Siamo noi giornalisti che esageriamo ma le non cose, è mai diciamo stato la verità, così. Perché il titolo fa effetto. Mia colpa, diciamo così. No, ma io non voglio, naturalmente non voglio. No. Però diciamo, ecco, secondo me bisogna chiarire alcuni punti. Volevo dire a proposito della polizia italiana, delle forze di polizia italiana. Ricordare che spesse volte, purtroppo a livello, non so, dei terroristi internazionali, proprio anche, insomma, non molto tempo fa, terroristi che riescono a farla franca in varie nazioni, che poi invece vengono arrestati proprio in Italia, non è un caso, ecco, diciamocelo chiaramente, perché la gente può pensare... No, tra l'altro sono state create, insomma, anche delle strutture molto snelle che servono proprio per il contrasto specifico delle figure che possono avere appunto delle... caratteristiche che si avvicinano appunto al mondo del terrorismo, quindi diciamo è stato implementato sul territorio la presenza di queste unità che sono effettivamente molto efficaci e che operano, hanno dato che lavorano ottimi... tanto, che non hanno orario purtroppo. E qui, se permette, ecco. Dottoressa, visto che ci stiamo avviando verso la parte finale di questa interessante chiacchierata, vorrei, se le permette, farle qualche domanda di carattere più personale. Sì. Ad esempio, l'adolescente Loretta Bignardi diceva già, pensavo, io da grande voglio fare la poliziotta. No. Diciamo che la mia convinzione è maturata in maniera legata soprattutto all'esperienza. Cioè, io ho vissuto un'adolescenza, un'età degli studi, dell'università, certo. In maniera molto... libera e poco condizionata da un'idea di che farò il poliziotto da grande. L'ho fatto e mi ci sono convinta moltissimo facendolo, cioè mi è piaciuto lavorandoci, sì. Mi è molto piaciuto lavorandoci, diciamo forse sono stata anche molto fortunata perché all'inizio mi è stato dato un incarico all'interno della squadra mobile, che è uno degli oggetti del desiderio di tutti i poliziotti, cioè non c'è nessuno dove che lavora si materialmente mette la mano notte. Direttamente dentro le cose che piacciono, che fanno sentire la differenza insomma fra i ruoli. E sono stata insomma, ho avuto come riferimenti dei dirigenti piuttosto severi e anche abbastanza ruvidi in certe circostanze. Che però prime mi donne hanno... della polizia, chiaramente. No, ma secondo me lo erano anche con gli uomini, mi creda, non cambiava niente da questo punto rigidi, di vista, sì. Erano piuttosto rigidi. Quindi la sua palestra è stata buona, ecco, diciamo sì, così. Sì, mi hanno fatto stare per strada, ecco, diciamo. Io sono stata per strada per un annetto, girando in macchina e guardando e vedendo. Dalla caccia ai rapinatori, ai ladri. Sì, cioè ai ladri, anche alla gente che semplicemente insomma pensavamo che potesse... Senta dottoressa, prima di venire Forlì ci racconti un po' dove state, che cosa fate? Dunque, io ho girato diciamo relativamente poco rispetto ai colleghi perché sono stata a Firenze, poi a Roma, poi sono ritornata a Firenze, poi sono stata a Torino e poi da Torino sono tornata a Firenze come vicario, quindi vicario di Firenze, poi sono diventata questore, sono stata a Lodi per 2 anni e poi sono arrivata adesso, a Forlì Cesena. Senta dottoressa, i questori sono delle persone che hanno ovviamente una vita familiare, una vita personale. Cosa si rinuncia secondo lei di questo a fare il questore? Ma guardi, si può rinunciare, è una parola eccessiva secondo me. Condizionare. Bisogna cercare di far funzionare più piani della vita in contemporanea
e quindi il piano familiare, il piano dei figli e quello professionale. Ed è possibile. Io ho mirabili esempi di mie colleghe che sono questori, che una di queste ha 3 figli, un marito, ed è stata questore già in 2 sedi. Sì. Quindi si riesce a farlo, certamente si deve rinunciare molto al tempo libero, alla possibilità di prendere delle libertà che magari in realtà fanno anche bene a volte, certo, allo spirito, ma insomma, certo, il tempo non è davvero tanto, ecco, sì, sì, questa sì, è la... Anche perché immagino che un questore abbia sempre il telefonino acceso giorno e notte, sì, e che qualsiasi, sì, momento in cui squilla di solito non sono buone notizie. No, perché... quasi mai, guardi, la notizia quando la telefonata arriva quasi mai non è buona. Ora, le dirò anche che questo forse, il peso della responsabilità è, sì, una delle cose che sì, davvero, certo, fa sentire sempre, certo, molto, sì, impegnati, ecco. Impegnati, anche perché credo di poterlo dire tranquillamente, quando si devono prendere certe decisioni si è un po' soli, Sì, un po' soli. Sì, certo, naturalmente. Certo, la responsabilità una se la deve assumere personalmente, non può dire... Sì, direi che la prima grande palestra è questa, cioè quella che si impara appunto anche stando per strada, è imparare a decidere subito. Subito. In effetti la cosa che a volte è difficile spiegare non è che il decidere, perché decidere si riesce sempre a decidere, magari non si decide neanche bene o forse si decide bene. Certo. Ecco. Il problema è decidere subito. Subito, esatto. Cioè dire sì o arriva no. Arriva la telefonata, dottoressa cosa facciamo? E lei dire deve dire sì in pochi secondi no. Questo sì. Sì. Sì, questo sì, questo no. Beh, non, onestamente non la invidio, questo glielo dico sinceramente. Dottoressa, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, io non posso fare altro che ringraziarla per le tante voi. Cose interessanti che ci ha detto, augurarle ovviamente buon lavoro, grazie, che non le manca, l'abbiamo no, ampiamente quello. Capito, quindi buon lavoro e soprattutto grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Grazie mille.